Finalmente è arrivato il 13 ottobre, la data tanto attesa della manifestazione Nottav No CMC a Ravenna. Già prima delle 14 i primi pullman provenienti da tutta Italia sono giunti in stazione e nell'arco di un'ora Piazza Farini si è riempita di manifestanti, colorati, di tutte le età, alcuni più festaioli, altri più irrequieti, ma tutti con un grande messaggio in difesa della terra. Da dove venite oggi? Io vengo dalla Valle Sangone, che è una valle vicino alla Valle di Susa, parallela alla Valle di Susa. Arrivo da Torino. Io vengo dalla provincia di Torino, quindi esattamente dalla Valle di Susa. Potrei dire che vengo dalla Clarea perché ci andiamo tutti i giorni a Clarea, dove si sta tentando di fare questa grande opera, che per il momento potrebbe essere una grande opera che è un cunicolo per vermi, perché il cunicolo che lì si vuole fare finirà nel nulla della montagna non dopo aver tirato fuori amianto e uranio. E adesso, in questi giorni, in Val di Susa, com'è la situazione dei lavori, com'è la situazione della popolazione che vive a contatto stretto con i lavori, col cantiere militarizzato? Sì, in Val di Susa è parecchio che è militarizzato, stiamo vivendo un clima di repressione giornaliera, perquisizioni, poi come ti avvicini al cantiere ti sparano gli idranti o i lacrimogeni. Attenzione, chiamati impropriamente lacrimogeni perché sono gas CS, banditi dalla Convenzione di Ginevra nelle guerre internazionali. Il vero tunnel geognostico non è ancora stato iniziato, stanno fortificando, quello è una sorta di fortino cantiere, il vero tunnel non è ancora stato iniziato. Noi siamo oggi qua, e il mio cappello lo dimostra con la scritta CMC, dicono che la CMC ha vinto l'appalto, fa una gara d'appalto, questo non è vero. Perché al tunnel geognostico della Maddalena non è stato fatto nessun gara d'appalto. La CMC ci era aggiudicato l'appalto per il tunnel geognostico di Venaus nel 2005. Siccome quello non è stato costruito, allora gli è andato da fare il tunnel geognostico di Chiomonte. Però sono due lavori distinti. Ultimamente i riflettori dei grandi media si sono un attimo abbassati sul TAV dopo quest'estate. Attualmente, ad oggi, com'è la situazione? La situazione è di estrema attenzione sempre da parte del movimento che segue tutte quante queste cose. Si sta allargando in tutta Italia comunque la consapevolezza di quello che sul territorio si può fare di malsano. E quindi è pur vero, i media, io lo so che si muovono sempre e costantemente se ci sono delle cose eclatanti, però quello che si sta muovendo a livello di informazione, a livello di, far comprendere alla gente il problema, io direi che questo sta veramente allargandosi a macchia d'olio, per cui è questo l'essenziale. Questo sicuramente è aiutato anche da una situazione nazionale e internazionale assolutamente difficile, cioè ancora più improponibile una cosa del genere, seppur non recasse danni alla salute e a un territorio come quello della Val Susa, ma improponibile per i costi. Noi parliamo di 90.000 euro, ma questo è solo una parte dei costi al giorno per le forze dell'ordine per mantenere un qualche cosa che è il nulla. Si stanno chiudendo i servizi degli ospedali, si stanno creando tutta una serie di povertà che stanno aumentando in maniera esponenziale, allora io direi che veramente qui bisogna ritornare a delle cose di ragionevolezza. Da Torino, come vivete la questione della Val di Susa? Come viene vista dai torinesi? Molto male, perché per le devastazioni che noi non sopportiamo. Il sindaco di Ravenna ha detto va bene manifestare contro la TAV, rispetto alla vostra opinione, ma la CMC svolge semplicemente un lavoro, quindi non ha senso manifestare contro la CMC. Voi cosa ne pensate? Beh, la CMC ha preso questo appalto, non si sa come innanzitutto. Diciamo che l'informazione lascia molto a desiderare, quindi chissà, si parla di scatole cinesi, non a caso la mia opera d'arte è qui, che è un fungo velenoso, è fatta in cartone, scatole cinesi, non so se... Quindi la lascerò davanti alla sede della CMC? No, la riporterò con me a Torino e eventualmente si potrebbe fare una mostra Nottav, perché io sono una Nottav. Ogni nostra azione deve avere una responsabilità morale, penale e civile.
Le manifestazioni che ci sono state in passato qui a Ravenna, che volevano raggiungere la sede della CMC, sono state bloccate. Voi oggi ci arriverete, che cosa farete lì davanti? Ma in realtà per noi il passaggio davanti alla CMC è un atto puramente simbolico. In realtà a noi non ce ne frega assolutamente nulla di passare davanti alla CMC. Se la questura ci lascerà passare, come previsto peraltro dagli accordi per il percorso, noi sfileremo davanti. Può darsi che lì o in un altro punto realizzeremo questa ulteriore azione simbolica di depositare del terriccio con una piantina, proprio a simboleggiare il fatto che noi ci teniamo e teniamo a salvaguardare e a far nascere e crescere la vita. La CMC invece, ovunque va, crea devastazione e morte. Tanta rabbia abbiamo, perché nessuno ci ascolta, oltretutto. Continuiamo a fare denunce e nessuno ci ascolta. Passa tutto nel dimenticatoio, proprio gli ignorati siamo in Val di Susa. Senta, è una battaglia difficile o impossibile? Impossibile no, difficile sì, lo sappiamo, sarà dura, diciamo in Val di Susa. In questi giorni è girato su internet un dossier sui lavori della TAV in cui si parla anche di aziende con infiltrazione mafiosa che stanno lavorando oggi in Val di Susa. Sì, è vero, noi come comitato l'abbiamo sempre denunciata questa cosa. È risaputo che nell'interno del cantiere lavorano delle imprese che hanno a che fare con la criminalità organizzata. L'operazione Minotauro di questi giorni insegna, andate a vedere per cortesia da quanto è uscito fuori da questa operazione Minotauro. Sono state condannate al momento, poi faranno ricorso, alcune ditte che lavorano all'interno del cantiere. Ma questo è solo l'inizio. Noi questo l'abbiamo già denunciato dall'inizio, non hanno mai voluto ascoltarci. Che non può esistere un lavoro che possa considerarsi eticamente corretto se non tiene conto delle responsabilità e delle conseguenze di ciò che uno fa per lavorare, ok? Non è ammissibile, non è più ammissibile che con la scusa del lavoro e quindi ricattando i dipendenti si facciano delle operazioni vergognose, umilianti, devastanti, pericolose, ok? Perché se no allora sarebbero eticamente accettabili anche i lavoratori che lavorano alla Otto Melara e fabbricano mine antiuomo che sono fabbricate in plastica in modo tale che i metal detector non le rilevano, e queste mine antiuomo in plastica vengono fabbricate in milioni e questi ordigni schifosi uccidono e rovinano la vita di famiglie intere ovunque vengono usate queste robe qua. All'interno della manifestazione contro la CMC oggi avete portato delle piante, come mai? Sì, abbiamo portato delle piante e dei sacchettini di semi perché secondo noi rappresentano l'essenza più profonda, più profondo dell'amore per la terra e quindi del rispetto per la natura. Purtroppo è una natura che viene continuamente bistrattata e cementificata da tutte, dalle coste della penisola alle Alpi e non solo. E quindi riteniamo importante che invece si acquisisca una cultura di rispetto fin da giovani per finire agli anziani, e questo è il motivo per cui abbiamo portato queste piantine. Queste piante verranno date ai manifestanti, che fine faranno? Le piante verranno date alla cittadinanza che incontreremo lungo il corteo, sperando naturalmente che la polizia non ci blindi per permetterci un minimo di dialogo e di rapporto, perché come vedete non siamo né delinquenti né criminali, e quindi desideriamo coinvolgere la partecipazione su questi aspetti. Diego, 6 mesi, sarà sicuramente il manifestante più piccolo e più giovane di questa manifestazione. Lo vedo sorridente, sarà una manifestazione quindi pacifica. Certamente, sicuramente. Non dalla parte dei manifestanti sarà pericolosa, sicuramente. Lo facciamo per loro, perché il futuro è loro e non devono ipotecarlo le banche con tutti questi lavori inutili. Ma non c'è solo il tuo bimbo, insomma, siete una famiglia numerosa, anche le 2 sorelline, in macchina da Torino. Sì, stamattina siamo partiti alle 5, siamo arrivati a mezzogiorno, con calma. Sì, siamo tutti bene per il momento. Speriamo che la polizia non ci massacri. We'll be right back.